Allora, intanto stiamo andando un attimino, stiamo andando online anche su Facebook e YouTube. Ci siamo ovunque. Scusateci per l'attesa. Piccoli problemi tecnici quando si va in diretta. In realtà stavamo aspettando, insomma, di finire di vedere il discorso di Conte. Scherzi a parte, buonasera a tutti. Buonasera a tutti gli amici di Albania News. Siamo online su Facebook, YouTube ed Instagram questa sera. È con me Franco Busciati, icona Ciao, del ciao a tutti. basket, albanese e italiano, direi. Allora, Franco, come stai? A Ciao, ciao. Come tutti a casa. Il casa, dovrei. ritardo è colpa mia, comunque. Anzi, a casa e dovremmo starne ancora un altro po'. No, hai sentito? Allora, mi dicono cieco, mi dicono cieco. Mi dicono cieco, allora prova ad abbassare le cuffie, dove ce l'hai? Ok, E cuffie in quello di Instagram. allora dovresti abbassare il volume dell'altro telefono. Ok. Allora, vediamo un attimino che questo, insomma, mi dicono. Allora, intanto salutiamo un po' di persone. Ciao, persona meno tecnologica. Esme, buonasera. Allora, c'è ancora eco? Continuate a dirci. Ok, dovrebbe essere a posto. Perfetto. Allora, Franco, dove ti trovi? A Torino, a Reggio Emilia? Dove sei? No, a Reggio Emilia ormai sono alla quinta settimana di quarantena. Come fa uno sportivo come te a stare fermo, no? Come Non passi ci le giornate? sono, non è che ci siano tante altre possibilità. Sono uscito giusto 3 volte per fare la spesa, poi mi tiene in vita Mark, che domenica ha fatto 1 anno, Auguroni al piccolino. Sì, lui non ne vuole sapere della quarantena, quindi lui è sempre ipercarico e quindi le giornate passano in fretta. Assolutamente, assolutamente. Beato te, insomma, che adesso anche col piccolino sei così indaffarato che riesci, tra virgolette, a passare tutte le giornate così, insomma, in fretta. Allora, come sei messo Ogni tanto non fisicamente? dico beato me, devo dire la verità. Soprattutto la notte quando non dormi. Ah, infatti spesso vado a dormire da solo, perché Ascolta, sennò, cioè, uno dei tuoi riposa. hai messo su qualche chilo in questi giorni o no? Dici la verità. Guarda, incredibilmente ho perso 2 chili, perché mi sto allenando più adesso, perché ho fatto che non c'ho nulla da fare, quindi la mattina mi alleno, il pomeriggio mi alleno, con Francesca facciamo Pilates, quindi lei è brava, è una brava insegnante, e per quanto voglia dire il peso, comunque ho perso 2 chili. Non ci credevo, e non ci crede nessuno, però è vero. L'unico caso in Italia, cioè io ho messo su non so quanti chili, ho smesso di pesarmi, però l'unico caso in Italia, insomma, che è dimagrito, giustamente, da campione, sa benissimo come gestirsi. Allora, Franco, è da un po' che insomma, speravo di intervistarti, in realtà semplicemente per mettere questa felpa, che l'ho tirata Non ci fuori sono dall'armadio arrivato. dell'NBA, e a parte gli scherzi, insomma, è sempre bello ritrovare campioni come te, perché insomma, ormai quant'è che giochi a basket? Praticamente da sempre, col fatto che mio padre era un ex, giocava a basket, in Albania è molto famoso, io andavo in ritiro con lui già 1 anno, quindi fondamentalmente da quando sono nato. Ufficialmente mia madre credo mi portò al primo corso di mini basket, che è da 4-5 anni, però si può dire veramente da sempre. E come sei finito in Italia? Ti hai fatto poi le giovanili, se non sbaglio, a Roma, no? Nella Stella Azzurra. Io avevo fatto l'anno prima di venire in Italia, l'anno prima del 97, avevo fatto un torneo a Fossombrone, ancora non lo ricordo, che ero andato molto bene, quindi insomma, piano piano si iniziavano a rendere conto che comunque potevo giocare anch'io. Avevamo già dei parenti a Colleferro, che è vicino a Roma, dove ci siamo trasferiti con la mia famiglia. E da lì poi subito dopo andai a fare questo provino con la Stella Azzurra, dove mia madre
non volle assolutamente che io andassi in foresteria. Mio padre, ovviamente, di nascosto firmò il mio trasferimento, quindi a 14 anni andai in foresteria. Io piangevo con mamma, volevo assolutamente andare via di casa. Franco, mi dicono che su Facebook sei bloccato. Controlla un attimo, vediamo. Oggi la connessione non è nostra amica. Mi dicono, vediamo la foto di Franco, dicono, soltanto. Allora, intanto, ovviamente, Franco mi ha abbandonato, ce l'abbiamo su Instagram in realtà, però intanto io vado avanti su Facebook e YouTube. Franco, hai il link o ti serve? Nel caso, mandiamogli un link al volo, intanto che si riconnette. Nel caso di servisse, vediamo se c'è. No, non ce l'abbiamo. Su Facebook non ce l'abbiamo. Ragazzi, questo è il bello della diretta. È il bello della diretta. Allora, vi rimando il link. Intanto scrivetemi cosa state facendo, che fate di bello, come avete appreso, insomma, questa notizia del prolungamento della quarantena. Come pensate di gestire il tutto? Intanto abbiamo perso ovunque Franco, sia su Instagram che su Facebook. Allora, Elton, buonasera, salutiamo Elton. Scriveteci da dove ci state seguendo, intanto che arriva Franco. Chi abbiamo? Dalla Grecia. Allora, su Instagram ce l'abbiamo anche su Facebook. Connessione, eccolo. Ci siamo. Ci sei. T'avevamo perso un attimino, comunque ci siamo. Quindi praticamente tuo padre, che tra l'altro, insomma, Franco è un figlio d'arte, perché tuo padre, Pierin Imbusciati, colonna anche lui della nazionale albanese, e comunque, insomma, cestista rinomato in Albania. Sì, lui è tuttora più famoso di me in Albania. Che vuol dire crescere, insomma, con un padre, soprattutto in questo caso, insomma, giocatore, tra virgolette, idolo, no? Ma sai, i primi anni, cioè, a me piaceva sempre vederlo, ero sempre nelle partite, entravo nello spogliatoio, però non ho mai avuto un rapporto, cioè fondamentalmente lui, secondo me, neanche si è mai accorto che io giocassi bene, aveva la sua carriera. Lui, secondo me, si è reso conto in Italia, e devo dire la verità che i primi anni era bello allenarsi con lui, perché spesso mi allenava, però soprattutto quando andai alla Stella Azzurra sentivo già la mia pressione che mi mettevo da solo, la pressione dell'allenatore, del club, però quando giocavo male sapevo anche che poi sarei stato in macchina con mio padre. Ecco, diciamo che la cosa, insomma, mi metteva ancora più ansia, quindi abbiamo avuto anche dei scontri, devo dire la verità. Poi lui è sempre stato molto da lì. Si è un po' defilato, è stato il primo tifoso, quando magari io iniziavo che avevo bisogno di un consiglio, lui c'era, però i primi tempi ovviamente comunque c'è pressione. Assolutamente. Franco, mi dicono di abbassare il volume del telefono dove hai Facebook, non quello di Instagram, quindi quello in orizzontale. Sì. Vediamo se... L'abbiamo perso di nuovo, adesso ritorna. Allora ragazzi... Stasera, insomma, non è da Perugia, Michelian da Perugia, vicino a me. In questo periodo, insomma, sono in Toscana, però di solito sono nei pressi di Perugia. Allora, invece, Olzi da Padova, come abbiamo presa? Sembrava dei carcerati appestati. La situazione, insomma, è quella che è. Dobbiamo resistere un altro po'. Allora, aspettiamo che arrivi Franco su Facebook e vediamo un attimino il tempo di connettersi.
Stokollim me një battutë të t'ju lumë quna sa mi fisti Shqipë. Nëse duan flasim edhe Shqipër, kjo është historia Albania Newsit, të këshilloj pra të informojës mbi gazetën Albania News. Atere, shohim, buonasera da Crotone, e pas kemi të njëti mbiemë, Valbona, mos jemi gjë kushurin, kush e di. Atere, Valbona Galliu, Crotone, sot ndërko, erdi dhe Franco, e kemi, ok. Franco, dëgjon, unë nuk të dëgjoj, dhe miqta nuk të dëgjojnë, su Facebook. Valentino Ariana, buonasera da Firenze, ciao, da Lodi, Uica, ciao. Franco, non lo sentiamo su Facebook, tanto salutiamo anche Francesca. Dalla Grecia, përshëndetje nga Grecia. Do me thënë, një nga Greqia përshëndesin nga Italia, normalisht, ne përshëndesim nga Italia. Buonasera da Treviso. Viola, ciao Viola. Atere, queste sono le domande che poi faremo insieme a Franco. Intanto le faccio vedere. L'abbiamo perso di nuovo. Kjo është domandë, kjo është pyetje, më falni, do ta bëj gjysmë italisht, gjysmë shqip. Pyetet për shqip i përgjigjemi shqip dhe domandën në italiano rispondiamo in italiano. Franco, kush ishte më i mirë? Gazmend Çaçi apo Pierin Bushati? E, shumë e bukur pyetja, por presim Frankon dhe vështirë përgjigje, eh? Atëherë. Shohim. Ja ku kemi pra. Okej, okay, të dëgjojmë Franco. Tani po, shumë mirë. Dëgjova pyetjen nga Zmen Çaçi. E, u përgjigje direkt kështu, ha? Inshallah nuk po më dëgjo babi. E, dëgjo, do ta kishe thënë këtë përgjigje 10-15 vite para? Po, patjetër, është një ato pak lojtar faktikisht që mbaj mend, domethënë në Shqipëri, edhe un kam qenë jashtëzakonisht i vogël, po për gjatësinë, për elegancën, ishte më thënë lute 2, 3, 4, 5, super lëta. Franco, abbiamo una domanda, allora facciamo le domande in italiano le domande in albanese e via. Gazmen Çaçi, c'è Shqipa te? C'è Shqipa, thamë gjithë Shqipë, në regull. Allora, domanda da Emiliano Latino, di Pianeta Basket, salutiamo gli amici di Pianeta Basket. Buonasera ad entrambi, volevo chiedere a Franco le sue prospettive per una permanenza a Torino la prossima stagione. Ma sai, Torino mi sono trovato benissimo col gruppo, l'allenatore lo conoscevo, Demis mi aveva lanciato in Serie A a Sassari quando io avevo 20 anni, però credo al di là di Torino qualsiasi discorso ad oggi è prematuro perché secondo me non si sanno ancora come saranno i campionati, comunque una volta che riusciremo a sconfiggere questo maledetto virus ci sarà tanto lavoro da fare su capire quali squadre saranno in A1, quali squadre parteciperanno alla A2, quindi secondo me è ancora molto presto addirittura per parlare di mercato. Tra l'altro, insomma, la tua esperienza a Torino è appena cominciata, possiamo dire, quindi insomma ancora hai ritrovato tanti amici con i quali hai giocato anche in passato. Sì, c'era Mirza che abbiamo vinto il campionato insieme a Brescia. A Brescia. Siamo partiti fortissimo perché quando sono arrivato eravamo, credo, secondi, terzi e abbiamo fatto un filotto di 6 partite di fila vinte, eravamo primi alla fine della regular season, avevamo buona possibilità di vincere il campionato, però oggettivamente tutto passa in secondo piano nell'emergenza in cui stiamo vivendo ora. Tra l'altro stavo guardando, ti ho mandato anche un messaggio oggi, stavo guardando Torino-Tortona, che dirò, Franco è rimasto quello di sempre, mano calda perché a un certo punto avrai fatto, non so, 12-15 punti tutti da 3, tirando da fuori. E sì, 15 solo da 3. 15 da 3. Ero appena arrivato, sinceramente per entrare ero stanco, quindi ho preferito tirare tutta la lontana. Allora, partiamo un po' prima, presentiamo Franco. Allora, io Franco l'ho conosciuto a livello cestistico nella stagione 2004-2005. Avevo cominciato a fare i primi allenamenti con l'allora Dolcezze Savini Montevarchi, adesso Fides Montevarchi. Ah, ho giocato a Montevarchi, Serie B.
in B, credo eravamo in, o in B1 o in B2, e in B2, eri nella Stella Azzurra, avevi... Avevo 16 anni. No, 18-19, no? No, 19 ero a 100, no, avevo 16-17 anni, non di più. allora... bimbo. Ricordo appunto questa partita con la Stella Azzurra e praticamente mi pare abbiamo vinto noi della Fides Monterati. Mi pare sono andato a rivedere qualcosa 85-72. Una volta che abbiamo vinto, adesso la Montevarchi milita, credo, in C2, C1, non ho seguito più. Io è stato un solito arbitraggio in Toscana. Attenzione, polemiche sto subito. Sto scherzando. E lessi questo nome, no? Franco Busciati. E lì per lì ho detto, cacchio, ma sicuramente questo è un ragazzo albanese. E già all'epoca, insomma, ti avevano già inquadrato come uno dei talenti per quanto riguardasse, insomma, gli under. Poi, tra l'altro, va detto che alla Stella Azzurra hai avuto un compagno, che dire di tutto. La Stella Azzurra fa il suo marchio di fabbrica, cioè nel senso lavora solo per i giovani, quindi che sia Serie B, Serie A, loro lanciano i giovani. Sì, uno dei compagni è stato Bargnani, ma ne sono passati tanti, continuano a passarne tanti da quella società perché fanno solo quello. Infatti ricordo che la vostra squadra all'epoca era veramente, non dico tutta la rosa, insomma, under, ma eravate in tanti, tanti forti, sì, andavate forte. E poi, insomma, c'è stata tutta la crescita professionale, sì, possiamo dire, e poi c'è stata, insomma, la tua... le squadre sono state tante, te hai citato Sassari... Poi il primo anno vero è stato a 100, vicino a Bologna, è stato il primo anno di professionismo a 18-19 anni, quindi proprio primo anno fuori di casa, anche se in verità vivo da solo già a 14 anni, però vivere in foresteria è diverso da vivere in una casa e soprattutto fare veramente il professionista, quindi è stato un anno fondamentale per me. È stato anche bellissimo. Intanto una città che ricordo con molto piacere. Da Instagram ci chiedono, Marco dice: ciao Bush, mi puoi salutare? Salutiamo Marco che ci segue su Instagram. Assolutamente, salutiamo Marco. E poi, insomma, ci sono state altre tappe nella tua carriera fino ad arrivare alla Leonessa, con la quale sei riuscita a vincere per due volte il campionato di A2, se non sbaglio. No, abbiamo fatto B1, A2, A2-1. Con onore, devo dire, sono stato l'unico giocatore presente in entrambe le promozioni. Quindi Brescia per me è proprio un capitolo, è il più bello, cioè un legame che è anche difficile da descrivere a parole. Infatti qualcuno, Giacomo, dice: ci manchi tanto a Brescia, Franco, torna. Chissà, non si sa, attenzione, non si sa. Però, insomma, adesso io penso che... A Brescia torno sempre, appena posso. Tra l'altro, in questi giorni qua, purtroppo, Brescia è una delle città anche più colpite, quindi sono in continuo contatto con Brescia, fondamentalmente è come se non fossi mai andato via. Qualcuno dice: Franco, dillo che Caporilli è stato il più forte giocatore con cui ha giocato. Io non lo conosco, però credo sia, insomma, una battuta. Il più forte giocatore nel playground, sicuramente. Ci salutano anche da Valona. A proposito di playground, ci giochi ogni tanto magari d'estate? Come funziona? Tipo i professionisti, si lasciano andare 3 contro 3 in spiaggia? No, esatto, sono troppo competitivo, succede sempre che poi mi arrabbi, non gioco più, sono anni che non gioco più. C'è anche il rischio, insomma, che uno si faccia male e poi comprometta un po'. No, quello non ci pensi più mai, non ci pensi per niente. No, anche perché sennò non giocheresti neanche, non inizieresti. Quindi una volta che giochi sembra finale scudetto, quindi dici no, basta, preferisco giocare beach volley a calcio. Assolutamente. Allora, salutiamo un po' di gente, qui è pieno, ci salutano da Tirana, perdonatemi, insomma, la tosse. A Brescia sei un mito, dicono Gentian. Allora, e le Zoe Merecta?
le zoe ti franco sat collite. Ma buon complimento per sincerità e una certa saci. Ve qui des non sai Montevac in fin des. Bravo. A tere. Valsdoim un campasso di Sam canar di Sapuetie, ndërkoh se avete domande fatele, intanto io ne ho alcune che ho raccolto durante questa giornata, vediamo un po' che viene fuori. Allora, intanto il soprannome Cobra, come nasce? Questa è insomma una domanda mia, perché ho letto diverse interviste, articoli, eccetera, e parlano di Busciati come appunto Franco Cobra Busciati. Come nasce questo soprannome? Il Cobra, credo la verità, durante una telecronaca rubai una palla, soprattutto quell'anno rubavo molti palloni da dietro, quindi... Cioè, rubavo la palla all'attaccante facendolo sfilare per poi toglierla da dietro e credo durante la telecronaca, non so se Fabio Fossati insomma disse è un cobra e da quel giorno a Brescia sempre il Cobra e quindi tra l'altro sono molto affezionato poi dopo, tra l'altro anche tatuato su mezza schiena. Tra l'altro insomma questo fiuto, questa astuzia di gioco insomma anche nel, io ho citato prima Torino Tortona e vedere insomma Franco che non ha più 20 anni come me lo ricordavo, anche 15, 16 a Montevarchi, però vederti organizzare uno schema che ancora si fanno le corna, ho visto che chiamavi corna, non ti corna si fanno sempre, ecco, no, si chiama... se Francesca mi sente di là poi parliamo anche di Francesca, quando si gioca a basket insomma si fa lo schema corna si chiama praticamente sempre, o i vari numeri 1, 2, eccetera, ma soprattutto vederti... Ecco, Francesca è uscita, ha detto, ma ha sentito, È venuta apposta, ma probabilmente nella pallavolo le fanno anche loro, no, dietro così. Oh, spero di no. Comunque, vederti appunto non solo tirare da tre, ma ho visto alcuni passaggi, penetrare poi no look dietro la testa, scaricando sul compagno. Insomma, questo modo di giocare, tra virgolette, divertendosi, è tanto anche il non mollare mai o del cercare di essere sempre molto incazzoso, mi suol dire, perché comunque io non sono alto 2 metri, non schiaccio in testa la gente, quindi per sopravvivere in quel mondo lì devi avere delle altre qualità, il carisma ed altro che sono fondamentali per poter fare un certo tipo di carriera, quindi nel momento in cui mi renderò conto che... intanto sono sparita Instagram. E nel momento in cui mi renderò conto che non avrò più magari quella voglia lì di tuffarsi sulla palla o di qua di là, vuol dire che divento, perdo molto come giocatore, capito? Quindi sono le mie qualità quelle che mi hanno sempre contraddistinto da quando ho iniziato a giocare fondamentalmente per la Stella Azzurra. Quindi come è cambiato il tuo modo di giocare appunto negli anni, nel senso a livello fisico ma anche a livello tecnico-tattico, no? Oggi comunque si vedono nei campionati italiani molti più giocatori neri, statunitensi, fisicamente anche ben impostati, eccetera. Poi anche un discorso d'età, insomma. Se tu parli con il mio allenatore della Stella Azzurra, cioè magari non crederebbe mai che potessi negli ultimi anni giocare a certi livelli, o anche in A1, per esempio, da playmaker. Perché ero molto istintivo, io volevo solo far canestro, ero una guardia che voleva solo far canestro, non capivo poco il gioco, cioè leggere il gioco. Poi ho avuto la fortuna di giocare con grandi campioni, quindi quando tu giochi con loro, se non sei stupido ti metti lì carta e penna e cerchi di imparare come fanno le cose, e quindi e questa cosa io l'ho fatta in campo, poi cercavo sempre di imparare dai migliori, tenendo sempre le caratteristiche, quelle positive, quelle che mi portavano
la voglia di combattere, di non mollare mai su una palla e poi leggere il gioco, giocare il pick and roll, mettere in ritmo i compagni, passare la palla e tutto il resto. Quindi il mio gioco rispetto a quello quando avevo 20 anni è completamente diverso adesso. Assolutamente. Franco, intanto qui ci sono tutti gli amici su Instagram che chiedono cosa è successo, eccetera. Allora, vi invito a passare o su Facebook Albania News o su Instagram, se no poi perché Franco ha dei problemi, o su YouTube Arbera Gaglio, quindi passate lì e noi stiamo andando ancora in diretta. Intanto li salutiamo. Ciao! Allora, finiamo un attimo su Instagram, che non è andata benissimo oggi. Sì, ok. E torniamo a noi. Facciamo un'altra settimana prossima. Anche perché, insomma, di tempo ne abbiamo. Allora, esatto. Tra le varie domande, quella che è arrivata è di che tifoso è, chi tifa, che squadra tifa Franco? Qui non c'è... Nel basket? Nel basket in generale, magari anche in NBA, no, eccetera. No, io sono un giocatore di basket atipico, nel senso che a Brescia mi conosco, io sono molto, molto calciofilo, nel senso, sono un tifosissimo del Milan. Ah, proprio ieri ne parlavamo. A Brescia andavo sempre in curva, i miei amici della curva, quindi io basket, cioè, guardo la pallacanestro, ma non ti saprei, non ho una squadra che tifo, cioè, lì nella pallacanestro mi piace proprio vedere lo sport, cioè, quindi tipo per vedere una bella partita. Allora, diversa, ho visto tante, il calcio. Ho visto tante foto anche con un altro tuo amico, icona del calcio, soprattutto lì a Brescia, Caracciolo, sei in ottimi rapporti. Lerone. Ma allora ti faccio una domanda. Questo è un po'... saresti disposto a vedere il Brescia salvo in Serie A, però la Juve fare il triplete? Ti metto in difficoltà. Questa è proprio... Questa bisogna sperare col fatto che si annulla il campionato, magari, e il Brescia viene salvato matematicamente, quindi anche la Il Juve Brescia vince. salvo e magari No, la io Juve, so no, che la la Juve Juve non è vince. proprio. No, vedere la Juve vincere è purtroppo da sportivo non dovrei dirlo, questo sono anche cattivo esempio, mi rendo conto, quindi per quello, cioè, mi metto in difficoltà con queste domande perché faccio anche Ecco. brutte figure, quindi dovrei dire altro. Però Questa non sono mai stato politically correct io, purtroppo. Anche nelle conferenze stampa tremavano sempre quando andavo io, perché quelle frasi fatte ho sempre fatto fatica. E poi diremo anche qualcosa su questo. Allora, qualcuno chiede la pazzia più grande fatta in campo. A me verrebbe in mente quel famoso tunnel. Dov'eri? A Sassari, no? Tunnel è un marchio, cioè, ne ho fatti un paio. Ho fatto anche in Serie A, sì, ne ho fatto un paio di tunnel. Beh, tunnel è... perché lì è perché sono calciofilo, quindi esce fuori il mio lato calciofilo. Però schiacci anche 1,90 m, 1,91 m, però schiacci anche, mi Sì, pare, o no? Quindi pazzia, io direi, insomma, un bel tunnel all'avversario non è da tutti i giorni. Poi, hai mai litigato con un avversario, con un allenatore, con un arbitro? cioè, ogni partita succede. Cioè, nel nostro sport è uno sport di contatto, però ci abbiamo, cioè, nel senso, poche volte poi dopo la partita, cioè, siamo bravi a lasciare le cose che capitano in campo, è come se fosse un altro, cioè, per esempio, gli americani lo chiamano trash talking, cioè, per loro è come tu sai palleggiare, sai tirare, sai fare trash talking, cioè, nel senso, non è visto in maniera negativa, ovviamente, quando non si esagera. Quindi, cioè, per me soprattutto, che spesso negli ultimi anni, sia l'anno di A2 della promozione, ma anche in A1, dovevo andare in missione sull'americano, magari quello più forte, accendere la sfida anche parlandosi è qualcosa che sicuramente accadeva e era normale che accadesse, insomma. Ma anche perché, insomma, mettere pressione all'avversario, un po' come quando è in lunetta, dar fastidio in tutti i Ma è modi come normale, puoi, no? perché come hai detto tu, cioè, magari io facevo lo specialista difensivo in A1 per dire, e dovevo marcare una bestia di 2 metri che pesava anche 15 kg più di me. Cioè, è ovvio che devi provarle tutte, perché non è che se no fai ulteriore fatica. Ti è mai capitato di uscire per 5 falli? La risposta non è sì, mi è capitato. Sì. Vabbè, sono Allora, 5 falli, cioè, devi usarli.
Poi c'è, cioè, dipende. No, ero anche abbastanza furbo, nel senso, quando arrivavo a 4 gli ultimi minuti magari cercavo di stare un po' più attento, magari, cioè, sicuro, però è ovvio che capita, perché magari devi fare anche un fallo per forza per fermare un contropiede. Assolutamente. Quindi, sai, la pallacanestro ha mille sfaccettature. Assolutamente, infatti nella partita che ho visto contro Tortona, insomma, ti hanno fiscato anche contro nel momento in cui ha cercato, tra virgolette, uno sfondamento, visto che hai detto sono anche furbo, ti spendi, tra virgolette, un fallo, no? Anche in questo modo, è parte del gioco, fa parte del gioco. Allora, modello di giocatore a cui ti rifai? Ci avrai avuto, tra virgolette, nella tua carriera comunque dei giocatori che ti hanno ispirato, no? Ma devo dire la verità, cioè, più quelli che ho avuto, cioè, da loro ho imparato di più anche a livello mentale. Poi, se ti dovessi, cioè, come dicevo prima, non ho una squadra, ma anche in NBA, ma se tu dovessi dire un giocatore che effettivamente mi ha emozionato, è stato Allen Iverson. Cioè, era quel giocatore che ti emozionava, cioè, pace all'anima di Kobe, però finale Allen Iverson, poi... Allen Iverson detto the answer. Esatto. È un grande giocatore, ma poi, tra virgolette, vedere questo nanerottolo, che poi, insomma, esatto, nanerottolo, cioè, lui ti emoziona, ecco, in NBA, capace di emozionarti. In NBA un metro e quanto era Iverson? Più o meno la tua altezza, se non 78 credo, a meno? 78 meno, ah, sì, quindi, insomma, 1,78. Vederlo schiacciare in faccia agli avversari in NBA è una bella no, poi una guardia, neanche un playmaker, una guardia. Invece come hai appreso insomma la scomparsa di Kobe? La scomparsa di Kobe, tra l'altro, avevo giocato credo a Bergamo o a Treviglio, non mi ricordo, forse Bergamo, non mi ricordo, e stavo andando a Brescia, perché essendo vicino ne approfittavo per andare a salutare un po' di amici, e l'ho appreso in macchina, e credo di aver fatto una quarantina di minuti che sinceramente non me ne capacitavo, perché era quel giocatore che dici no, lui no, cioè lui, come se a lui non potesse capitare, anche perché noi che siamo dentro la pallacanestro abbiamo la fortuna, al di là di delle cose che si sanno fuori, ma magari giocando con un americano che era amico o altro, e qua di là sai degli aneddoti, che questo veramente era indistruttibile, era uno che si allenava alle 5 del mattino, era un po' come Cristiano Ronaldo nella pallacanestro, probabilmente molto di più ossessionato da questo sport, e una tragedia incredibile, tragedia anche, insomma, anche per le altre persone che erano in elicottero, cioè, però lui è ovvio che sì, è stato un'icona dello sport, quella notte. Un'icona dello sport, infatti poi per chi è, insomma, fa parte e ama il basket come sicuramente, noi, sicuramente, ovviamente sicuramente. È stata una notizia triste. Poi tra l'altro Kobe Bryant, che i primi passi nel mondo del basket l'ha cominciato praticamente lì dove sei te, a Reggio Emilia, quindi anche un legame, sì, con l'Italia. E tifoso a Rieti, dici? Sì, forse Rieti, sì, Reggio Emilia, però lui so che è tornato spesso qua a Reggio Emilia, molto legato, completamente italiano. Molto legato, e tra l'altro tifoso del Milan. Sì, tifoso del Milan, sì. Le magliette con la maglia del diavolo. Allora, abbiamo altre domande. Pensi mai... Allora, aspetta che l'abbiamo qua. Ah, questa è bella. L'avversario più forte che hai incontrato, insomma, nella tua carriera. Che hai detto, giocatore come lui... Ma beh, sì, beh, sicuramente gli anni di A1, con Venezia erano belle sfide, ricordo anche marcare Marquis Saints, era sempre difficile, erano belle sfide anche fuori, poi dal calcio, era, sì, forse Venezia in questo momento mi viene in mente. Ti sei mai portato dietro? Continua. E poi, è l'anno della promozione, mi ricordo con Scafati, che c'era meglio, il playmaker che adesso è a Varese, che ha fatto un campionato incredibile in A1, e mi ricordo 5 partite andare dietro a lui, che credo sia alto 1,75, è stato un bel incubo. Cioè, lo seguivo anche nella loro panchina quando c'erano i time out, era stato...
era veramente, veramente basso, cioè, velocissimo, tirava da 9 metri. Infatti quest'anno in A1 con Varese ha fatto sono contento perché era anche un bravo ragazzo nel vederlo. E anche lui, devo dire la verità, è veramente complimenti. Capita spesso di portarsi dietro, tra virgolette, insomma, quasi una sfida uno contro uno, nel senso, magari in questo caso è citato un giocatore e magari aspetti il ritorno per, tra virgolette, sì, fargliela vedere. Sì, però poi dall'andata e ritorno poi ne passa un po', però per questo, a differenza ad esempio del calcio, i playoff nella pallacanestro sono veramente molto, molto emozionanti e devo dire la verità, per il tipo di persona che sono e anche per il giocatore, nei playoff mi sono sempre divertito molto di più e ho reso anche molto di più, perché il playoff è una sfida continua, diventa una cosa mentale, è una guerra con l'avversario a livello di testa dopo, e soprattutto hai la fortuna di giocare una volta ogni 2 giorni, e qui, cioè gli schemi alla seconda partita già contano il giusto, perché tanto tu sai memoria e schemi degli altri, loro sanno memoria e i tuoi schemi, quindi diventa una sfida troppo molto personale e sono veramente belli da fare. E sì, sicuramente ci pensi poi dopo, e hai la fortuna di giocare una volta ogni 2 giorni. E invece, insomma, sei diventato una pedina stabile anche della nazionale di basket albanese, ormai quanti anni è che... Sì, ormai sono 2 anni che non ci vado più, come ho fatto un'intervista questa settimana, tra l'altro, dove raccontavo che sai, ho iniziato a 16 anni a giocare, adesso sono 2 anni che sinceramente dopo 15 anni di nazionale torno in Albania dove il mio legame è fortissimo, ho la mia famiglia, ho i miei amici... amici veri, fratelli, che adesso sai, dopo 15 anni che veramente non hai poco tempo durante l'estate, adesso lo spendo un po' con la mia famiglia, con gli amici. Poi sei stato anche un po' critico, tra virgolette, con la federazione nazionale della nazionale, perché comunque, come hai detto, non sei uno che le parole, tra virgolette, se le tiene dentro, quindi le cose le dici, e hai attaccato un po', diciamo, un po' quello che è il sistema, il fatto che non si investa tanto nel basket, nella nazionale albanese di basket, quindi si lasciano un po' i giocatori così, al loro destino. Ma sai, cioè, nel senso, negli anni passati, sicuramente adesso è quasi anche le altre persone non ci sono, quindi non sarebbe un monologo da parte mia, magari anche poco corretto, quindi posso solo dire che negli anni passati sono stati, si poteva fare sicuramente qualcosa in più perché c'era anche del materiale umano, che al di là dei risultati che contano fino a un certo punto, ma potevi fare un percorso diverso perché erano tornati altri ragazzi che giocavano fuori, è tornato Ermal Cucio, e quindi si poteva fare qualcosa di diverso. Ma tanto piangere sul lato avversato conta poco in questo momento. Certo, e in che rapporti sei con gli altri giocatori albanesi? Mi viene in mente, per esempio, Claudio Ndoya, Claudio, o Franci Zennelli, Taff, no, gli altri eccetera. ragazzi li conosco Uno poco, devo dire la verità, poco. abbiamo anche età diverse, però Infatti, sono generazioni. con Claudio abbiamo la stessa età, giochiamo contro dalle finali nazionali di giovanili, quindi l'ho sentito ieri, cioè ci sentiamo quotidianamente quasi, quindi siamo veramente molto molto amici. Qualcuno dice, diciamo che in Albania più che nel basket non si investe nello sport in generale, come dar torto, no? Come dar torto. Allora, riprendiamo un attimo in mano le domande. La partita migliore che hai fatto, quella che dici, se devo pensare ad una partita. Vabbè, sì, questa è troppo facile, nel senso la finale di A2 con Brescia Fortitudo contro la Fortitudo Bologna, gara 5, insomma lo spareggio per andare in A1, cioè, al di là che bastava lì la vittoria, in più fui miglioreggiatore con 17 punti, quindi è troppo facile questa, me la ricordo Assolutamente. sicuramente. Allora, continuiamo ad andare avanti. Questa è una bella domanda. Ti è mai capitato di vivere degli episodi di razzismo, sia nei tuoi confronti o nei confronti magari di altri giocatori neri o comunque stranieri, eccetera?
Neri un paio di volte, ma sì, vabbè, dai primi tempi dal famoso gommone a Zynga. Zynga, per esempio, ancora non me ne capacito, non è proprio un insulto che non sopporto, cioè proprio non perché, cioè, preferisco niente albanese di merda che si dice, ma non zingaro, non capisco, però sì, certo, sì, Questo... capirai. Poi insomma, quando questo succede, quando insomma l'avversario. Da giovane ci rimanevo molto male, sono dei episodi che proprio ci rimanevo molto male. Soprattutto proprio da giovani, i primi tempi, sai, quando arrivi, magari anche la TV, che comunque leggi, insomma, guardavi il telegiornale, quindi poi andavo magari nel palazzetto, mi dicevano qualcosa, sicuramente lo accusavo di più. Poi dopo ho iniziato col passare del tempo, ma mi hanno sempre caricato molto. Ecco, Non è fai. assolutamente una giustificazione, però è quasi tipo, sai, nello sport a un certo punto, per esempio, se me lo dice un giocatore non ci rimango molto male, perché spesso ci si insulta, poi sappiamo perfettamente che le cose in campo ti sfugge quella parola in più che non ti rendi neanche conto. E quindi dai spalti, più che altro quando vedo le persone grandi con i figli, sai, ti insulta un padre di famiglia, dici, cioè, ma che esempio stai dando? Cioè, ma non per me, perché a me alla fine cambia poco, ma te che esempio stai dando a tuo figlio? Ma Quello che mi... influisce sulla testa del giocatore, magari lì per lì ti Sì, destabilizza un no, po'. Infatti. a me mi carica, cioè io non vedo l'ora poi di fare un canestro per poi guardarti, cioè, sentirti adesso, dai, insultami di nuovo. Te la sei mai presa tra virgolette, con il pubblico avversario? Beh, chi mi segue conosce già la domanda. Ho già capito le risposte a tutte queste domande di questo genere. Allora, qualcuno dice tuo padre che è un giocatore di basket. Ha mai giocato in Italia o all'estero? Anche perché stiamo parlando di un giocatore che ha giocato in. No, beh, no, a quei tempi c'era il regime, loro non giocavano fuori, giocavano, però facevano la Coppa Campioni, tra l'altro spesso erano bravi perché passavano anche i primi turni. Papà, per esempio, ha giocato spesso, molto spesso qua in Italia contro la Scavolini, contro il Banco di Roma, però col regime dittatoriale non c'era il libero mercato. Tuo padre che ha giocato nel Partizani o Sì, no? Quanti titoli ha sì. vinto col Partizani? Ma credo lo vincessero ogni anno, cioè non penso, Sempre, cioè, cioè, tipo la nazionale, c'erano cioè, credo, cioè, sicuramente, esatto, sicuramente sarà così, è stato così. solo loro. Allora, vediamo. Vabbè, qualcuno chiede più forte, sei più forte te o il babbo? Vi capita di giocare Ma magari lui fare due. siamo un po' diversi, cioè, allora, io sono più tecnico di lui. Lui, tra l'altro, è anche più alto di me, è molto più fisico, un po' più difensore, un po' più solido di me. Io un po' più tecnico. Lui, cioè, anche adesso è più forte di me fisicamente. Ma vi è mai capitato, magari anche in passato, quando anche tuo padre era più giovane, eccetera, di sfidarvi, tra virgolette, no, al campetto dietro casa, dire andiamo a fare due tiri? Sì, ma lui. Io sono sempre stato, cioè, piccolo, soprattutto sempre stato molto, cioè, proprio piccolo fisicamente, molto magro. E lui, quindi, già era più grosso di me, la buttava sempre sul Fisico. fisico, mi faceva male. Quindi io, cioè, vabbè, hai vinto tu, Ti così non vale. arrendevi presto. Sì, non era divertente. Allora, il record di punti in una partita. Credo 34 con Imola, credo 32-34. 34, così, 34, come se niente fosse. No, vabbè, il record, quindi una Eh? volta. Invece assist, perché insomma ne fai tanti, passaggi no look, assist, cose. Credo, record mi sa che l'anno scorso, credo che feci 12-13, qualcosa del genere. Quindi Però più. non sono mai stato così legato ai numeri, cioè nel senso una volta che io giocavo. Ho giocato quando ho vinto il mio primo campionato, avendo giocato con giocatori veramente forti, di questi che ne avevano vinti già 5, ti spiegano sempre che i numeri contano fino a un certo punto, nel senso che vinciamo la partita, poi guardiamo i numeri. E
e quindi ho fatto una parte della mia carriera che lì è cambiata molto. Assolutamente, poi insomma noto che più un giocatore matura è più matura anche di testa, nel senso gioca esatto. più a livello tecnico, perché giustamente credo che la differenza anche d'età in campo non puoi stare dietro al ragazzino di 19 anni che magari corre tre volte certo, sicuramente. Di più, sì, 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 sicuramente, quindi, sono d'accordo. Quindi l'assist, avere insomma una visione di gioco un pochino più... Sì, più cercare di capire magari un secondo prima quello che sta per succedere. Assolutamente. Allora, come fai per impaurire un avversario? Impaurire comunque, secondo me, anche un po' destabilizzare in campo. Usi qualche trucco? Dici qualcosa? No, cioè intanto bisogna conoscere assolutamente l'avversario, nel senso comunque noi durante la settimana quando dobbiamo giocare contro qualsiasi squadra vediamo magari anche, cioè vediamo vari video, quindi devi avere conoscenza di chi è di fronte, quindi sai che vuole tirare da tre in quella situazione o vuole più uno che penetra e quindi studiare durante la settimana contro chi devi andare a giocare, quindi prepararsi da quel punto di vista. E qualcuno dice il tuo miglior amico nel basket, un giocatore con che tra virgolette ormai siete amici di vecchia data. Robert Fultz, sicuramente Robert Fultz, abbiamo fatto solo un anno a Brescia, ma abbiamo legato veramente, cioè, siamo come fratelli. Allora, andiamo avanti, ne ho tante di domande. Anzi, vorrei fare una domanda. Prima abbiamo citato Francesca, non abbiamo detto che tra l'altro è una campionessa di pallavolo. Sì, lei è la campionessa della casa, fondamentalmente. Dove vi siete conosciuti? Ma ci conoscevamo già... forse l'anno che lei era a Pesaro, ci avevamo visti, sai, la domenica comunque spesso la serata degli sportivi, quindi comunque il nostro mondo non è grandissimo, quindi ci si conosce un po' tutti, poi dopo vari anni, dopo un incontro a Milano ci siamo sentiti, poi ci siamo visti poi a Brescia. E lei invece cosa ha vinto? È stata anche lei nazionale, se non erro? No, lei ha vinto, lei credo ha vinto 5 scudetti, ha fatto 2 Olimpiadi, poi non so, Italia. Ha giocato anche a Perugia, dove attualmente io sto, anche se in questo momento sono in Toscana, e sì, da tanti giovane. Anni fa, da giovane. E allora, continuiamo con le domande. Qualcuno chiede, torni spesso in Albania? Prima l'hai citato un po'. Al tuo figlio, per esempio, parli albanese? A mio figlio, Francesca parla in italiano, io in albanese. E in Albania, credo, da quando sono andato via, quindi a 12 anni, non credo ci sia stata un'estate che io non sia tornato. Nel senso, anche adesso, per esempio, con mia sorella e con i miei amici, stiamo lì tutti i giorni a cercare di capire quando ci sarà l'apertura, la riapertura, perché cioè, non posso saltare assolutamente l'estate in Albania. Cioè, io in Albania sono veramente molto, molto legato ed è, cioè, appena posso io torno. C'era un meme molto bello che ho pubblicato anche oggi, abbiamo pubblicato anche su Albania News. L'ho visto. Che diceva, state a casa che quest'estate voglio tornare in Albania. Allora, c'è una domanda che mi ha fatto ridere, dice, quando mandi a fanculo un avversario, lo fai in albanese o in italiano? cioè, ad esempio, tutti i miei compagni di squadra sanno sempre le parolacce in albanese, perché io quando magari sbaglio un tiro... dico una parolaccia in albanese. Infatti, quando vengono i miei poi a trovarmi, loro pensando che le parolacce siano le stesse come in Italia, e se ne escono così. E io ogni volta no, sì, non è la stessa cosa, non è come dire una parolaccia in Italia. Assolutamente. Questo succede anche con gli amici, tra virgolette, in generale, no? La prima cosa che imparano sono le parolacce, però pensano spesso che sia appunto come in italiano. Come Italia, cioè, dai, va bene, cioè, può capitare invece, dire una cosa del genere. Poi mia invece madre, in albanese... guarda, non sono stato io, cioè, non c'entro niente. Invece in albanese risultano un pochino più pesanti. Allora...
Qualcuno dice, non so da dove l'hanno tirata fuori, questo magari rispondete, com'era la tua danza nel campo durante la presentazione? No, a Brescia... No, con David, con Moss. Sì. Facevamo una danza? Sì, facevamo qualche balletto. Sì. Però no, pensavo l'esultanza. L'esultanza era diversa. Era la statua. La statua. Qualcosa ho letto su Instagram prima che parlavano della statua di Brescia. Tua. Allora, la statua, cos'è questa storia della statua? È in onore a Mark Bresciano, famosissimo calciatore australiano, mi pare. Palermo. E Mark Bresciano era quando segnava, non andava sotto la curva come tutti, ma si fermava e faceva la statua. Ed era una cosa che mi faceva impazzire di Mark Bresciano. Quindi quando mettevo una bomba da lontano a Brescia, facevo un secondo a stare fermo a fare la statua. Nel frattempo gli altri avevano segnato, quindi giustamente secondo me era una tecnica per non tornare a difendere, perché magari sentivi la pesantezza sulle gambe, sì, quindi sì. Due minuti esatto. In più fermo. Esattamente. Ascolta, in questo periodo di quarantena un po' di faccende a casa, tipo in cucina, ti capita di ritrovarti? Ma sai, guarda, cucinare? Praticamente sì, la routine, a parte ho fatto questa è la quinta settimana di quarantena, quinta settimana che sono uscito veramente solo 4 volte per fare la spesa e se non a portare la mattina, insomma a portare fuori il cane, non sono mai uscito e ho fatto anche 4 settimane senza PlayStation e quindi sono stato a cucinare, ad allenarmi e a stare dietro a Mark. E devo dire la verità, è stato anche divertente, quindi anche il... Non sono assolutamente bravo a cucinare, però ad aiutare Franci a scegliere il menù e tutto quanto è stato e lo sarà, perché non finirà domani, è una parte divertente della giornata. Qualche piatto albanese proponi, anche se non lo fai te, magari per metterla in difficoltà? No, complicato. No, c'è anche mia sorella, quella, lei fa i piatti albanesi adesso, mi fa vedere su Instagram e provo a copiarli, ma... Tra l'altro ci dovrai seguire, perché in questi giorni, insomma, avremo anche qualche collegamento interessante parlando proprio di cucina albanese, quindi questo è uno spoiler per i nostri amici. Allora, le ultime domande. Il miglior giocatore albanese di basket? Ermal Kucio, storico capitano, ha giocato praticamente una vita in Turchia, se non erro, no? Ha giocato in Turchia un anno al Valencia e adesso tra l'altro lavora come scout per i Los Angeles Clippers, un ragazzo di un'intelligenza, di una testa pazzesca, veramente chapeau. Questo non lo sapevo, una bella notizia, mi fa veramente piacere. Un ragazzo che è veramente intelligentissimo, parlava già 5-6 lingue anni fa. Anzi, ti ringrazio per l'assist. Cosa farai da grande? Hai mai pensato? Sinceramente è qualcosa che, nel senso, non ho ancora ben chiaro. Non so se staccarci, cioè se ovvio c'è un lato che ti dice mi stacco completamente da tutto questo che è stato, cioè questo è stato un bellissimo capitolo della mia vita, faccio altro, o rimanere in questo mondo. Intanto gioco e mi diverto ancora e quindi poi dopo vedremo. Super. Franco, io ti ringrazio, abbiamo passato quasi un'ora insieme senza accorgersi. Con difficoltà, però ce l'abbiamo fatta. Allora, io ti ringrazio, e se sarei andato avanti per ore, insomma, parlando di basket, non mi fermerei. Però ti ringrazio. La prossima la facciamo parlando di politica. Ai ai ai, lì non mi fermo lo stesso. Allora, Franco, un abbraccio, è stato bello vederti, grazie per la disponibilità e l'allegria. Grazie a voi, insomma, grazie a tutti. E la sincerità per le risposte che hai dato. Grazie a voi, grazie a tutti. Un abbraccio, ciao a tutti. Domani io non ci sarò perché sarò in collegamento con gli amici di Italiani Senza Cittadinanza, però insomma già da domenica riprendiamo. Quindi ringraziamo di nuovo Franco che ci ha salutati e io ringrazio anche voi. Ci vediamo in questi giorni. Natnemir, Miru Pavshim,
Buonanotte a tutti, ciao!